Ciao Donatella, ciao, come stai? Bisogna che ci vediamo, eh? Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti in questo splendido pomeriggio. Gira a sinistra su via Santa Marinella. Chiudete per favore i microfoni, gentilmente, sennò fa rumore. Allora, in questo splendido giugno da manuale, almeno qui a Roma è da manuale perché c'è un caldo non troppo umido, proprio un tipico caldo di giugno, noi abbiamo la terz'ultima riunione della rassegna e del Premio Nazionale agli Operaiani iniziata a febbraio. La rassegna è stata pensata innanzitutto con tutti i poeti selezionati, cioè quelli che sono stati giudicati meritevoli dal comitato organizzativo per partecipare al premio. Quindi non solo i poeti finalisti, ma i poeti selezionati. Dopo si è andata arricchendo, grazie alle idee e suggerimenti di Marilina Giaquinta, che ha condotto finora queste buona parte, tutte, credo tutte, queste riunioni. E si sono arricchite anche con opera di narrativa e dopo si sono ulteriormente arricchite con degli incontri di carattere seminariale che ho organizzato e che si svolgeranno prevalentemente nell'autunno, coinvolgendo anche alcune realtà di ricerca straniere e per la precisione statunitensi, per chiudere poi in bellezza in dicembre e per ora sono arrivata al 2 dicembre, ma ho avuto delle altre proposte per le quali devo trovare naturalmente uno spazio cercando di non andare a finire proprio sotto Natale. Comunque il 2 dicembre ci sarà questo incontro con la Società Italiana delle Letterate, la Società delle Letterate, per parlare di poesia al femminile. Allora, questo è il terz'ultimo incontro. Vi do a tutti appuntamento, a questi affezionati, comunque il 29 giugno, per un duplice appuntamento alle ore 16:30 con Silvio Raffo, interessante personalità del mondo della scrittura, perché dal suo romanzo è stato addirittura tratto un film, La voce della pietra, che si può vedere anche su Amazon, e quindi interessante personalità di scrittore perché è il principale traduttore, è uno dei principali traduttori di Emily Dickinson, per la quale ha organizzato proprio delle performance, un paio delle quali svolte a Genova. E poi è ancora uno dei cultori della poesia in rima, perché per quanto riguarda la poesia, lo ama soprattutto scrivere in rima. E in rima ama scrivere pure Federico Sanguinetti, che è il secondo appuntamento del 29 giugno alle ore 18:30. Federico Sanguinetti con questo suo libro totalmente in rima, un mese di coronavirus per cominciare. E verrà introdotto dei suoi amici, che sono Tommaso, amici critici letterari e poeti, che sono Tommaso Ottonieri, suo fraterno amico, Rosario Lorusso e naturalmente Aldo Nove che l'ha prefato. Fatto questo premessa, io ringrazio moltissimo, moltissimo Paola Parolin, che arriva adesso quasi alla conclusione, prima della pausa estiva. La ringrazio veramente tanto, intanto per aver partecipato al premio, poi per essere qui oggi soprattutto e poi per averci seguito. E non smetto di ringraziare Marilina Giaquinta che si è fatta una cultura universitaria sui poesia contemporanea, veramente a livello universitario. E la inviterei anche a scrivere con calma, quando si è riposata, un saggio su questa sua, un articolo su questa sua esperienza. Quindi vi ringrazio molto, ringrazio gli amici che sono qui riuniti, grazie per essere qui con me, con noi questa sera, e
e do la parola a Marilyn Giaquinta. Buonasera, per me questo è l'ultimo incontro, mi dispiace per Cetta, ma io non ci sarò al prossimo, anche se da come lo hai descritto sembra, anzi lo è sicuramente interessante, ma dovrò dedicarmi al mio libro, a parte la rassegna Pagliarani, quindi partirò, non ci sarò per un bel po' di tempo. L'ospite di questa sera è una poetessa sui generis, perché credo che sia l'unica poetessa della rassegna Pagliarani che fa la professione, che svolge la professione di medico. Lei ha mandato, ieri sera non ci siamo potute beccare al telefono e poi ci siamo sentite questo pomeriggio e nel dubbio che non ci si che non ci si potesse sentire, mi ha mandato, ha parlato di sé. Una cosa bellissima, poeticissima, che mi dispiace non poter leggere perché è abbastanza lunga e quindi sottrarrei tempo invece alla poesia, alla poetica e alle parole dell'ospite e che cerco di sintetizzare. Paola fa il medico da 44 anni ed è un medico di famiglia. E lei dice che ovviamente, ma non c'è motivo di non crederle, no? Che nel corso di questi anni lei ha vissuto il dolore, ha vissuto le storie familiari che si sono susseguite nel corso del tempo, che ha seguito e attraverso l'esperienza del medico o attraverso la sua vita di medico, perché secondo me la professione di medico è una professione che prende tutta la vita, e ha tratto ispirazione per la sua poesia. Lei dice: io mi sono ispirata alla mia vita professionale e poi l'ho interiorizzata e l'ho espressa in poesia. Quindi in fondo Paola dice che la poesia è vita e la vita è poesia. Però mi piace molto un'altra cosa, come Paola arriva alla poesia? Paola arriva alla poesia per caso, perché la figlia Giulia, che peraltro a cui dedica insieme all'altro figlio Riccardo, entrambe le sillogi e pubblicate, la figlia Giulia segue un laboratorio di poesia, diretto da Ida Travi, famosa poetessa molto particolare perché ha una poesia orale e non disgiunge l'oralità dalla poesia. E siccome doveva accompagnare la figlia e non poteva fare avanti e indietro, è rimasta ad ascoltare, è rimasta a seguire questo laboratorio. La figlia non ha più proseguito e invece lei sì. Infatti le sue due raccolte di poesie di poesia sono pubblicate in questa collana che proprio era diretta e fondata, credo, da Ida Travi col marito Flavio Ermini. Io non so se ancora Ida Travi la diriga, ma il marito Flavio Ermini sicuramente, che cura una linea editoriale che si chiama Via Eracleia. È particolare perché dovrebbe essere dedicata alle forme della poesia contemporanea. Però adesso c'è una parte di questa, mi dispiace, ripeto, essere così prolissa, però ci sono, c'è una parte che mi piace tantissimo di quello che mi ha scritto. Mi ha scritto: non ho un'idea precisa e soprattutto non ho una mia teoria, ma credo che la poesia nasca dalla realtà, dalla cronologia, da fatti vissuti o pensati veramente, che poi passi dentro la dimensione dell'interiorità, dentro quella dimensione profonda e mitica e segreta che ognuno di noi possiede. Dopo questo passaggio più o meno lungo, si forma la poesia, la cui lingua, le cui modalità di rappresentazione sono sempre altre e diverse da quelle del discorso normale,
da qui forse una certa oscurità o difficoltà dei testi, ma del resto anche i rapporti con gli altri e il rapporto con se stessi hanno sempre una parte più o meno importante di mistero, di non detto. E un'altra cosa che però farò dire a Paola. Tutte le poesie di Paola sono scritte in minuscolo, cioè non cominciano con la lettera maiuscola. E lei spiega il motivo, cioè non è un discorso di basso profilo poetico, ma c'è una, come dire, una riflessione su questa scelta che adesso Paola ci dirà. Sì, sono stata accusata di essere epigono di ermetici o avanguardie del primo Novecento per questa scrittura senza minuscola, senza, spesso senza una sintassi molto accurata, senza punteggiatura. Io non ero assolutamente a conoscenza, non posso considerarmi epigono, nel senso che né avevo velleità di, non so, come certa pubblicistica così che vuole provocare con scritti un po' particolari, con grafie particolari. Di questo non ero né al corrente né volevo esprimere questo, semplicemente volevo. Partivo, ma proprio istintivamente, intuitivamente, partivo dal minuscolo perché era un discorso che continuava, un discorso fra me e me che continuava. È un discorso che voleva essere anche medio, non epico, non ideologico, non, e quindi mantenere medietà, mantenere continuità, mantenere flusso di pensiero. E quindi respingo se mi si dice che questa è cosa vecchia, è cosa nuova, è cosa mia. Senti, ho dimenticato di dire, vedi, perché sono tante le cose che mi passano per la mente e che vorrei dire in questo breve spazio di un'ora, e ho dimenticato di dire che la tua, l'asillogio Necessità e Grazia, se non sbaglio, ha vinto il premio di quest'anno di Bologna in Lettere del Sì. presidente della giuria, che Sì, credo sì. sia Enzo Campi, è vero? Sì, Quindi. è vero, con mia grande sorpresa ho avuto anche questa soddisfazione, questo piacere, questa emozione, quindi e per me è stato anche importante perché la medietà nasce anche da una non mancanza di autostima, ma da un senso del limite. Io non nasco come letterata, non lavoro in questo ambiente. Come hai detto tu, da 44 anni medico di famiglia, per cui i miei pensieri, i miei studi, le mie letture sono state tutt'altro. E quindi adesso alla soglia della pensione, perché fra pochi mesi sarò in pensione, avere avuto questo riconoscimento mi dà anche la possibilità di dire ho una nuova vita, anche se quella di prima non è diversa da questa, perché la vita di lavoro non è diversa dalla vita professionale. La vita di lavoro è vita, noi siamo quello che lavoriamo, quello che facciamo. Però ho avuto la soddisfazione e l'emozione di dire, beh, c'è un riconoscimento che mi permetterà di progredire, di andare oltre, di continuare su questo campo e di recuperare il tempo perduto, perché le mie letture sono state tantissime e appassionate fino alla terza liceo classico. E poi basta. Poi ho dovuto occuparmi d'altro. La medicina è abbastanza totalizzante, sia come studi che come ricerca, che come attività lavorativa. Per cui adesso ho voglia di dedicarmi, questo mi ha dato un po' il senso che lo posso fare. Torniamo alla tua poetica. Vediamo di procedere per ordine. Cominciamo dal fatto che alcune delle tue poesie, non solo di quest'ultima, Silloge inedita, ma anche delle altre, e queste ce le siamo dette, ce le siamo Se prima. dette al telefono, non hanno degli a capo, non vanno a capo, sono continue. Quello che ho detto al telefono è che nonostante questa continuità, nonostante questa veste grafica quasi narrativa, quasi da racconto,
la poesia non perde il suo ritmo, anzi forse ne guadagna, perché, e questo lo direi tu Paola, non ci sono le pause degli a capo e quindi probabilmente viene esaltato il ritmo e la musicalità della parola stessa. Sì, sì, senz'altro. Nelle poesie con gli a capo, l'a capo crea una sospensione, crea una pausa, crea anche una, come dire, la pietrificazione del verso. È fermo lì, quel verso lì è detto lì e poi ne comincia un altro, poi un altro. E mentre nelle poesie a blocchetto, nelle poesie continue, diciamo così, io, che pure sostanzialmente non divergono come tematica, come stilemi da quelle a caporiga, diciamo, in queste io ci vedo soprattutto una continuità di pensiero, un flusso di pensiero e la possibilità di leggerle in maniera anche più, eventualmente, più caricata, più aperta ad espressioni diverse, mentre la poesia con gli a caporiga richiede un limite. E quindi, e d'altra parte questo lo posso dire a posteriori, perché a priori quando scrivo non mi viene questo discorso, ovviamente, mi viene di poter dire qui vado a capo, non vado a capo, qui mi fermo, qui dico, lì continuo. Ma a posteriori ho capito che questo è il significato dei due diversi approcci di scrittura. Sì, un'altra cosa che mi è piaciuta tra le cose che ci siamo dette è questo fatto che alla raccolta che ha partecipato al premio Pagliarani ed è stato selezionato fra i finalisti, in seguito tu hai messo, tra virgolette, un titolo. Hai sentito la necessità di mettere un titolo che però non è un titolo, mi hai spiegato al telefono. Quindi diciamo cos'è accaduto dopo che... Per il premio Pagliarani ho dovuto collazionare in fretta e in furia, perché i tempi di scadenza erano questi, 30 poesie, che non sono poche. E pur non modificando in nulla quello che ho scritto, che ho mandato, rileggendole mi è venuto voglia di inserire un titolo, non solo per disambiguare la poesia che ogni tanto, ripeto, mi viene tacciata di oscurità, ma anche per creare praticamente un nuovo verso. E anche vedendola sulla carta, scritta sulla carta, ho visto come il testo è più compiuto. Anche qui, e mi rifaccio il discorso di prima, il titolo, voi non lo potete vedere, neanche tu, Marilina, l'hai visto, perché chiaramente l'ho fatto dopo, il titolo non è scritto al centro, non è scritto in stampatello, non è scritto in grassetto, non è scritto in più piccolo. È scritto esattamente con gli stessi caratteri del testo sottostante, appena un pochettino spostato rispetto al capoverso, per continuare quella medietà di cui dicevo prima, cioè quel non sottotono, quella medietà proprio, quel dire leggero. Però non solo, ripeto, è un titolo che disambigua, ma anche uno spunto di riflessione. Se io scrivo coazione a ripetere nel titolo, do una chiave di lettura per il mio testo, però anche una possibilità per altri di pensare alla loro coazione a ripetere e vedere come l'ho risolta io e come potrebbero risolverla loro, come potrebbero immaginarla loro. E quindi... E quindi sono veramente dispiaciuta di non averle mandate senza titolo, perché mi paiono veramente, adesso che le ho viste, e perfino, ripeto, graficamente si vedono più compiute. È un titolo, una disambiguazione, uno spunto di riflessione e un verso in più. Ecco, in sintesi, cos'è il titolo per me? Sì, infatti, ci siamo dette al telefono che tra i tuoi poeti preferiti sia Amelia Rosselli. E di Amelia Rosselli ricordo un aneddoto per cui doveva consegnare delle poesie da far pubblicare e non le consegnava proprio perché le rivedeva, aveva questo continuo ossessivo laborlime sulle poesie che già dovevano essere licenziate per la pubblicazione.
Ma veniamo più direttamente alla tua poetica. Io ho letto ovviamente sia la prefazione che la postfazione delle precedenti raccolte, quella del 2011, Parola Corale, e quella del 2018, È uscire al fine. Allora, io ho sottolineato alcune cose e ti chiedo se tu ti riconosci in quello che dicono della tua poetica. La prima cosa, cioè un comune denominatore, no? Che collegano queste recensioni. Ne ho trovata un'altra di un poeta, giornalista che si chiama Giorgio Ah, Mancinelli, sì, Mancini, sì. il cui titolo è Intrigo e magia della poesia descrittiva, che ha fatto proprio sul tuo È uscire al fine. La tua poesia viene definita una poesia asintattica, una poesia fatta di immagini per niente lineari, che sembrano ricavate da un collage, ritagli franti e nuovamente accorpati. Parlano a dire di un montaggio di fotogrammi virtuali alla fine. Una collezione di oggetti immagine ripete questo concetto, ma alla fine la Pierno, che è anche lei una poetessa, parla di una visionarietà barocca e di uno spazio che si metamorfizza. Cioè, tu ti riconosci in queste definizioni che sono sparse nella postfazione di Uscire al fine? Io qualcosa non la condivido di quello che ho letto, magari Ma poi ti dico, ecco. sì, effettivamente è un po' difficile tirare una somma della mia poetica e anche sulla base delle parole della Pierno, che comunque ringrazio perché ha voluto prestarsi a questa opera di critica per l'apprezzamento dei testi, eccetera. Però è difficile dire, io stessa non sono in grado di dire se posso riconoscermi sulla poesia sintattica, sì, sulla poesia franta, sì, sulla poesia per immagini, sì, sicuramente, ma sono tutti così, concetti che riguardano come uno legge la mia scrittura e poi il mio senso è. Parlavamo prima con te, e poi concentrato molto sulla vita, sul tempo, sulle relazioni, sulle difficoltà, e poi tutto il resto, le immagini frante, la sintassi, le sovrapposizioni, sono un modo di dire il nucleo vero che è questo, che è il contenuto delle cose che io penso e intendo scrivere su quello che vivo durante il giorno. Sì, infatti, proprio perché tu hai seguito questo laboratorio della Ida Travi, io sono andata ho seguito un'intervista della Travi. La Travi stessa dice: ma io quando scrivo non so cosa accade, non so se ha fatto questi cinque libri con i Tolkien, no? Sì. E non sapeva se sarebbero diventati 5, 3, 4, 2. Quello che, ecco, mi piacerebbe sapere, quando scrivi questo passaggio dall'esperienza di vita, di quello che vedi, di quello che ti appartiene, alla trasformazione per immagini, come avviene dentro di te questa esigenza di, come dirti, trasformare, trasfigurare la realtà nelle immagini? Che poi sono E delle nel immagini. testo, nella poesia. Beh, io anticipo che non sono assolutamente prolifica, scrivo poco e lo attribuisco sicuramente alla mole di lavoro e si diceva precedentemente anche con te che quest'anno poi è stato particolarmente devastante, ma non solo quest'anno, comunque è la somma di 44 anni di lavoro con la gente che diventa veramente pesante. Quindi non sono prolifica, anche proprio per una questione di tempo. Ma quando ho un'emozione forte,
Mi piace scrivere e metterla giù in matita. La matita mi dà la possibilità di avere un contatto come più stretto con quello che sento e quello che penso. Non ha solo il significato di fissare quello che poi magari durante il giorno dimenticherò, però mi dà proprio la possibilità di scrivere con un oggetto modesto, minimo, cancellabile. Quando poi dalla scrittura, dopo rifacimenti, eccetera, eccetera, passo allo scritto sul computer, beh, dal soliloquio della matita passo al monologo della scrittura sul computer. E quindi la sorpresa di metterci il titolo, come dicevo prima, quindi un verso in più. Quindi dal soliloquio al monologo, poi al dialogo. Il dialogo che si spera ci sia e fruttuoso con ascoltatori, tanti ascoltatori, eccetera, che purtroppo sappiamo bene che per la poesia non è così facile, non è così, poi questo periodo pandemico non lo è stato per nulla. E comunque anche nella fase di dialogo, a proposito del dialogo e quindi della lettura per gli ascoltatori, una volta a San Gimignano, dove eravamo andati con mio marito per una mostra di arte contemporanea sparsa per tutta la città, vidi una lapide su un palazzo antico di un poeta cecoslovacco che diceva: "La poesia non si scrive, la poesia si dice." E questo è molto bello, veramente molto bello, perché vuole dare alla poesia un ruolo di non semplice comunicazione, ma anche di spunto, di pensiero, di indirizzo. Però nello stesso tempo, anche dall'esperienza dei vostri incontri precedenti, alle volte la prosodia supera talmente la parola che se ne fa perdere, che la appiattisce, che se ne fa perdere il contatto. Per cui, tutto sommato, io apprezzo ancora una poesia che si possa leggere, in tanti spero, in tantissimi, ma leggere, leggere nella propria casa, nel proprio ambito, nel proprio spazio, nel proprio luogo ameno, dove uno vuole, al bar, in ascensore, dove uno vuole. Ma la poesia come scrittura ancora mi sembra abbia un valore importante, perché tutto il resto costituisce, secondo me, anche questa simbiosi fra arti visive, musica, danza. Se ne era parlato in qualche vostro incontro precedente. Tu stessa avevi fatto questa domanda, se no, io stessa l'avevo fatta. Se non si considera la poesia la parola meno eloquente, se non viene poi mimata, cantata, musicata, eccetera. Quindi, soliloquio, con matita, monologo, con computer, dialogo, se possibile, come lettura pubblica, e poi ritorno al monologo per tanti, non per me, per tanti, se possibile. Questo è il meccanismo di scrittura. Poi, qual sia lo spunto, beh, è evidente. Si parlava che nella mia poesia viene sempre fuori la parola tempo, viene spesso la parola tempo, ma il tempo è la vita, noi siamo nel tempo, siamo nella vita, il tempo è la vita e quindi il tempo non può non essere presente nella poesia, nella mia magari anche come parola tecnica, tempo. Beh, nella tua poesia, andiamo per ordine, arriviamo, ti dico cosa penso io del tempo nella tua poesia. Una forma di ibridazione però ce l'ha anche una delle tue raccolte e io di questa cosa devo parlare perché ne abbiamo parlato anche in un altro incontro, come ci dicevamo al telefono con Guido Caserza, e cioè a pagina 5, 4, a pagina 43, mi dispiace chi non ha la raccolta, ci sono dei simboli. Dei simboli di questo artista che si chiama David Raimondo e fanno parte di una diciamo un'opera più grande che si chiama Etimografia e di una ricerca che questo artista peraltro premiato per Sì, quest'opera. è noto, Esatto, è se stato fosse un premiato. poeta sarebbe antologizzato.
Esatto, mi hai detto al telefono. E questo David praticamente ha voluto rifare il linguaggio. E dapprima i grafemi del linguaggio, i segni del linguaggio, e poi attraverso la ricostruzione dei simboli della lingua, anche ricostruire il fonema. E lui in un'intervista ad Archie Bun dice proprio questo, cioè noi non, usiamo il linguaggio come se fosse una cosa automatica e naturale, invece è qualcosa che ci viene tramandato e che comunque prevede una scelta a monte di qualcuno che l'ha fatta e che ci viene tramandata nel corso del tempo e nel corso dei secoli. Quello che mi sono chiesta, ovvio, e la domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno della band di Reggio Arbore, e cioè perché questi inserti simbolici di David Raimondo all'interno della tua raccolta? Nel senso, hai voluto anche tu fare un discorso sulle parole, sul senso delle parole e dandone uno nuovo, voglio dire, usando le stesse parole del linguaggio, ma attraverso l'accostamento, attraverso l'evocazione di immagini, attraverso anche la grafica, come dicevi pure tu poc'anzi, come dire, costruire, produrre qualcosa che è nuovo e che è diverso da quello che ci è stato tramandato. No, non aspirerei a tanto, non aspirerei a tanto. Io certamente cerco un linguaggio non basso, se non a volte ricercato apposta per questioni di senso, eccetera. Io cerco un linguaggio. Mi verrebbe da dire, perdonate la supponenza, un po' intellettuale, un linguaggio non troppo comune. Le parole mi piacciono e le vado ricercando. Non ho avuto ancora il coraggio, ma per esempio, invece di dire edicoli, mi piacerebbe dire angiporti, però insomma, aspetto un altro po'. Ma a parte questa mia intenzione di approfondire e di recuperare parole desuete, eccetera, eccetera, non ho la velleità di fare cose nuove. E lui fa un lavoro diverso con grafemi e fonemi, e bisognerebbe però sentirlo dire da lui. E io avevo preso da lui questi due che ho messo nella raccolta, magari ve lo faccio anche vedere se si vede. Questo è uno. Questo mi sembra una. Io che ho studiato greco, anche tu a quanto pare, Sì, sì. a me sembra una lambda messa coricata. E quella mi sembra una sigma. Cioè, se dovessi fare Questa è l'associazione. l'altra, questo è Sì. l'altro simbolo. E di questi ne ha creati oltre un centinaio, oltre un 200. centinaio, 200. E fino al, 200. guarda, fino al 2014, l'anno della sua intervista, erano 200. Ecco, e volevo andare a vedere che non ricordo più che significato hanno. Immagine da vedere il mondo. Ah, ecco, il primo è la parola creare, la seconda immagine è la parola parola. Se tu senti lui e vedi la spiegazione sua, non sono, come dire, ricerche puramente estetiche, ma nella parola parola lui dà un'apertura, una bocca. Da una lingua, da una chiusura, nella parola creare, da un altro tipo di apertura. Cioè, quando lo senti spiegare da lui, è veramente una cosa molto interessante. È un linguaggio che è chiuso in sé, non sono simboli per creare parole nuove, sono parole in sé. Quindi ha fatto un lavoro immenso e di grande creatività, eccetera. Quindi io non ho questo uso delle parole. Io le uso e spero di poterle usare sempre più e sempre meglio in una logica di recupero di una parola intellettuale, di una parola bella, di una parola lirica, anche bella foneticamente, una parola orizzonte, mi piace molto perché è aperta. Ecco,
la mia ricerca sul linguaggio è questa, non è completa o complessa come quella di Davide Raimondo. Senti, torniamo invece alla Silloge che ha partecipato al Pagliarano e torniamo al tempo. Il tempo nelle tue poesie è un tempo che a volte scorre uguale, giorno dopo giorno, a volte un inganno, a volte invece un galantuomo, ah, sì. E a volte è un tempo spazio, è un tempo materico, è un tempo anche dei ricordi. Cioè in questa parola tempo io ci ho visto anche, non so, una tua, come dirti, una tua cosa molto intima, molto personale. Ci sono alcune poesie, almeno io le ho lette così, in cui tu parli del tuo tempo, cioè del tempo come lo hai vissuto tu, come appare a te. E certo, per questo io parlo di concezione intima del tempo. E poi un'altra cosa, un altro, io cerco sempre questo filo d'Arianna che mi porta fuori dal labirinto poetico, a parte la parola specchio che ti ho detto anche al telefono, ma c'è questa fortissima, questo tuo legame alla natura, questa tua sguardo verso la natura nel suo rapporto con l'opera dell'uomo. Sì, cioè, la natura è intesa come bosco, come radici, come aria, come volo, come ali. Come tutto. Contrapposto alla città, per questo dico opera dell'uomo, che spesso è un'opera che deteriora. Sì. Sai cosa? Ti leggerei da una silloge precedente una cosa che ho scritto proprio sulla natura, mai chiamata per nome, che è un po' la sintesi di quello che penso io della natura. Te la leggerei perché, certo, velocemente. Certo. No, certo. Leggi più che puoi, così facciamo felice anche Sette. Sì. Certo, fai una bella lettura che ne sono felice. Bene, ti accontenterò. Insegnami il segreto, tu, immutabile, stabile, fragile e forte, ambivalente, potente, inesauribile, madre e padre, comune destino. Questa è una natura. E poi ci sono altre nature un po' più complesse e andiamo a leggerle. Poi ci parlerai di questo silenzio anche, che è molto importante in tutte le raccolte. Anche questo, anche il silenzio ha tanti contenuti, come il tempo. Sì. Scusa se ti ho interrotta, vai. Non figurati. Allora leggo qualcosa dalla selezione Pagliarani? Certo. SARS-CoV-2. Dal monte è sceso l'orso, il bosco ha allargato il suo respiro. Aria ed acqua si espandono, ripulite, una vita in avanti, quanto l'uomo indietreggia sulle spalle dolorose dei suoi morti, con la stessa pena, sizio, con la stessa tensione, ho sete, tempo di eccezione, tempo di attesa per coniugare necessità e grazie. Ecco, tu puoi farla vedere, ma la poesia è questa. E cioè una poesia che non va a capo. Ecco, sì. Scusa, mi ho piegato il foglio, però per far vedere. No, farlo. Ecco. E beh, questo io avevo scritto, perché io mi segno, avevo scritto, vedi, lockdown, quindi in qualche modo c'è. Senti, poi mi devi spiegare anche un'altra cosa. In più poesie parli di questa speranza di guarigione, dicendo che c'è o non c'è speranza di guarigione. Perché secondo te, cos'è questa cosa che chiedi, che ti auguri, che auspichi? Parli di coniugare necessità e grazia o in generale? No, guarda, per esempio, la poesia pagina 31 di
e uscire al fine. Queste, ma in altre poesie, hai questo, che poi non, è anche un po' è un disperato bisogno di Ah, guarigione sì. e uscire al Sì. fine, che poi è la poesia che Esatto. dà il titolo. Allora, La questo. leggiamo, la leggiamo. Sì, volentieri, volentieri. Umida corruzione trasuda dalla pelle quando cala il sipario. Avvitarsi a un nucleo duro ossificato per confusa ignoranza. Abbandonare le energie, attoniti, in cerca di vie d'uscita e uscire al fine, senza speranza di guarigione. Senza riconoscere la molla vitale. Beh, e qui ecco, questo volevo dire anche rispetto al mio lavoro che era venuto fuori prima. Forse nelle tue poesie non viene fuori molto il lavoro mio in senso tecnico, nel senso che gli accenni a malattia, cose, hanno significati o simbolici o molto ampi, non strettamente legati a precise situazioni, c'entra poco. La malattia come condizione di vita, non come malattia in sé, necessità di cure. Quindi la guarigione, se c'è, se non c'è, come dicevi tu prima, se dà spazio a uno sbocco oppure no, dipende dai momenti, dipende dalle circostanze. In Però, SARS-CoV-2, sì, dimmi. No, scusami, poi vorrei, sono stata, no, dimmi. credevo che tu avessi finito, No, però dimmi. c'è una poesia, no, perché sono curiosa, perché la tua è una poesia aperta, come nel modo in cui lo dice Ida Travi, e, per cui io mi sono un po' cimentata a interpretarla, a trovare la mia misura, ecco. E c'è una poesia che secondo me è pregna del tuo lavoro, che è quella che comincia sempre nella raccolta Pagliarani, chiamiamola così: una folla alla porta s'accalca. Ah sì, Quella scusa. è, almeno io l'ho capita così, ecco. No, no, hai capito molto bene e ti dirò che quella è stata inserita proprio di default, nel senso che ho 30 o 29. Non è una delle mie compiute ed è quella in cui proprio presa dallo stremo del lavoro non ne potevo più di pazienti e il titolo. Aspetta che la trovo, è il titolo, io non ho le pagine di questo, sì, quindi beh, certo, è il non posso titolo è aiutarti. anche altrettanto drammatico, è Larve, larve. Eh sì, ma ci sta, ci Ci sta. sta, allora, larve, una folla alla porta s'accalca, ero arrabbiatissima, una folla alla porta s'accalca, corpi feriti, avviliti, invecchiati, risorse che cercano altrove, sordi all'ordine naturale, così come siete. Allora una voce irosa o paziente sotto maschera tragica. Il cielo sulla terra, la notte dopo il giorno, la culla, il campo santo, nel mentre il tumulto, surreale manifestazione di vita. Così riconoscerla. Sì, questi sono proprio i pazienti che si accalcano alla porta e che non hanno capito. Che è così, natura, vita, il cielo sulla terra, la notte dopo il giorno, la culla, il campo santo in mezzo, c'è il tumulto, viviamolo con tranquillità. Ecco, questa forse non era delle mie, era proprio uno sfogo. Però ce n'è un'altra che mi è molto piaciuto sempre di questa raccolta e che mette in contrasto, no? Come dire, il sentimento nasce dal contrasto tra la prima parte e la seconda parte della poesia, no? Tra la gioia e la malinconia, tra l'impermeabilità a certe cose che dovrebbero invece colpirci e le cose stesse che tu descrivi. E comincia con, così mi dirai qual è il Sì, titolo, sì, sì. Scandisce nuovi tempi il rintocco. Questa Ah, poesia sì. Sì, mi è molto piaciuta. Così lo sentirò dalla tua voce. Non so la pagina, non ho le pagine.
Sì, neanch'io perché non sono state. Comunque non è tra le ultime, Sì. eh. Ah, ecco. E il titolo che ho messo è hai proprio colto il contrasto. Quindi il titolo è Di contro. Di contro. Di contro. Scandisce nuovi tempi il ritocco. Campana non ha morto, non ha festa. Il suono implacabile dell'ineluttabile. Non lo riconosce la massa di bagnanti sulla spiaggia affollata, straripante nella ripresa del grandangolo. Vite inconsapevoli, allineate alla realtà di ritmi senza ragioni. E anche qui penso che Poi posso leggerne una che a me piace? sì, certo, come no. Poi un altro, ecco, No, dimmi, dimmi. un altro elemento, mentre tu cerchi la poesia, Sì. che è ricorrente nella tua poesia, è l'acqua. L'acqua anche, l'acqua del fiume, ma acqua del fiume che si riempie con le lacrime, con il pianto. È un elemento abbastanza Sì, reiterato nelle tue poesie. anche questa. Allora ti leggo prima questa. Allora. Adige, sull'acqua la fatica degli uomini, in un braccio o in un braccio meccanico, il racconto epico della comanda al fiume. Dita impietose, rivolta nel luogo di anatre e topi, gabbiani impazziti si alzano in volo, mille pedicelli ridisegnano tane sui sassi. Un mondo sovvertito come quando crollò il solaio, rimase appeso alle sue quattro mattonelle un lavandino. Vecchio impudico, nutre ancora l'acqua lorda del fondale ritrovato. E poi, sempre sul discorso dell'acqua, dal ciglio al fiume. Anche quella di prima, linfa, lacrime, sangue. Ma qui c'è tutto il tuo essere medico, no? Sì, Descrivere la vita attraverso le funzioni vitali, le funzioni vitali che ci contraddistinguono, no? Io ce ne ho trovato tanto del tuo essere medico. Sì, forse io faccio finta di dimenticarmene, ma forse No, c'è, forse sì. C'è c'è. anche un senso. C'è anche un senso della vita e della morte, il tempo per esempio che scorre, no? C'è un senso forte della vita e della morte, che è un senso diverso da quello che può avere, cioè il senso che ha un medico che conosce la malattia e che la vive che attraverso gli altri, e io non so come si possa resistere. Per esempio, mia sorella era una rianimatrice. È stato un momento in cui, infatti, è andata in pensione anzi tempo all'orco, come avrebbe detto qualcuno. E c'è stato un momento in cui io e lei non eravamo sposate, quindi stavamo a casa insieme. Lei tornava dal turno di rianimazione e raccontava. Raccontava la morte. Ah, certo, Perché io il rianimatore ha a che in fare prima fila loro anche sono. con le morti che viste da ti sembrano ingiuste, morti che colpiscono anche bambini, Sì, è un lavoro innocenti, morti usurante, un innocenti. lavoro Poi, usurante, pesante, e, e, usurante. io no, io a volte ho pensato, guarda, ho pensato che è uno dei mestieri più difficili, quelli, poi quello di mia sorella non ne parliamo, cioè io non so come abbia potuto psicologicamente resistere a questo lavoro, che ha Sicuramente. svolto, sì, anche lei per 40 anni circa ha fatto il medico e poi il rianimatore. Quindi io penso che la tua poesia non può che risentirne, proprio di quello che tu hai vissuto. Dell'estinguersi, no? Del processo della nascita, della crescita e della fine, che è presente in tutte e tre le raccolte. Leggici ancora, dai, altrimenti finisco di Dai, parlare allora sempre io. leggo un po', dai. Allora.
per le antiche scale. Cespugli selvatici sono nati a dispetto tra i sassi del terrapieno, traspaiono verde acquario, suggestioni di natura più grande madre, ammorbidiscono la luce asettica dell'opificio di cura, spazio per anatomie esibite. Si legge la natura che evolve, devolve, ripara, se non tronca, immutabile ordine delle cose. Vera la paura di un uomo solo. Gli pare di riconoscere un chirò in qualche graffio del muro. Ti vorrei spiegare qualche cosa, se posso, anche se si Sopra... dice che dovrebbero. No, devi, perché io non so cosa sia il chirò, l'ho cercato per Ecco, terra, quindi ecco, ecco. Allora, cominciamo col titolo. te l'avrei chiesto. Grazie, grazie. Per le antiche scale è un libro di Mario Tobino, L'ho letto, è bellissimo. poeta, scrittore e psichiatra. Psichiatra. E quindi l'ho trovato particolarmente, l'ho scelto apposta, l'ho copiato brutalmente questo titolo, perché parla di un ospedale, di un opificio di cura, e dove peraltro l'importanza, per esempio, questo altro argomento, di una architettura ospedaliera, come per altre qualsiasi genere di architetture dedicate, sia importante, non il puro contenitore, ma l'ambiente che costruiscono. In questo ospedale dove ero stata c'era questo verde acquario, in realtà era una finestra che dava su un caveio, il quale però era riempito di un terrapieno riempito di fiori. Fiori selvatici, erbe selvatiche, e quindi questo verde acquario alleggeriva l'ansia, il dolore dello stare nell'ospedale, dove c'è questa natura meravigliosa anche in un terrapieno, ma è una natura che evolve, devolve, ripara, ma può anche troncare. E quindi è dell'ordine delle cose, è l'ordine delle cose. Vera la paura di un uomo solo, e comunque tu di fronte a questa paura sei sempre solo. Gli pare di riconoscere un chirò in qualche graffio del muro. Cos'è il chirò? È la chi maiuscola greca e la rho greca messe insieme, che sono il simbolo cristologico di Cristo. Cristo, chi rho. E gli antichi cristiani, o col pesce o con altre cose, si identificavano per questa chi in cui era inserita una P, che però è una ro, si leggerò. E io avevo visto in un muro un po' sbrecciato questa sorta di geroglifico che mi ha fatto venire in mente, non ci assomigliava niente probabilmente, ma mi ha fatto venire in mente questo simbolo, questo chirò, che è un simbolo di speranza, di resurrezione. E quindi in questa poesia c'è il ricordo di chi ha scritto, di chi ha fatto lo psichiatra, di chi ha scritto, di chi ha vissuto questa. C'è la natura che può migliorare un'architettura arida, da luce al neon, che è l'ospedale. C'è da dire immutabile ordine delle cose della natura, ma c'è una speranza, è il chirò. Qui Davide mi stava dicendo che non riesce a rientrare, scusate se mi sono distratta. Ecco, così era una domanda che ti avrei fatta su questo chirò. Non ci avevo Forse avrei riflettuto, dovuto sai? scriverla chi ro con Sì. staccato, perché scritto insieme forse qui ho sbagliato, siccome non era pensabile di scriverla in termini Però sai Paola, grafici. si capisce che è fonetico. Io l'ho Sì. cercato, allora quando l'ho cercato scritto con tutte le lettere del mondo, però ovviamente non c'ero arrivata, non c'ero arrivata. Ed era una cosa che ti volevo chiedere. Continuiamo a leggere qualche Sì? poesia? Che C'è dici? qualcuna che tu preferisci? Se no, leggo io. Sì. Leggo io? Sempre dalla raccolta Pagliarani, perché Sì, altrimenti... sì, Accettami bacchetta, ho fatto la rima, anche io uso la rima, accettami sì, bacchetta. La storia in sequenza Ah, è incubo ricorrente. ecco. Mi piace tantissimo la chiusa. Allora, il nuovo titolo, il nuovo verso, la nuova riflessione. Lo spunto di comprensione, coazione a ripetere, la storia in sequenza,
è incubo ricorrente, incolmabile lacuna mnemonica, storia, memoria. Se qualcosa è rimasto, ha plasmato un sapere concreto, gesti e parole connesse agli antichi fatti, impresse su carne e non carta. Così diverse storie il giorno accende, la notte ne perpetua il ricordo, ne intreccia di nuove, per consumo di litosfera, per inquinamento di atmosfera. Cultura della storia, maledetta storia della cultura. Essere nel tempo senza il tuo ed io che vale. Questo anche qua mi piace spiegarlo, se posso. Certo. È stato, devo dire, che con gli anni della maturità, chiamiamola maturità per non dire vecchiaia, con gli anni che avanzano lo sto facendo molto meno, ma da più giovane avevo un sogno ricorrente che non conoscevo la storia, che dovevo essere interrogato in storia e che niente, non potevo farcela, anche leggendola, no, tutta notte, solo i titoli dei capitoli di storia per avere la sequenza dei fatti, la storia in sequenza, un incubo ricorrente, al punto che anche nel sogno mi dicevo: ma che sciocca, stai sognando, non, nessuno ti interrogerà in storia. E poi mi dicevo: e beh, ma comunque la storia non la conosce lo stesso. E quindi si ritornava all'incubo della storia. E quindi la storia come storia di vita, come storia di cultura, come patrimonio pregresso. E mi riallaccio al discorso di prima, avendo lavorato per 44 anni ed essendo uscita dall'ambito della letteratura, la sento anche come lacuna. E quindi lo sento anche come una mia difficoltà, non avendo molti strumenti. Però poi mi dico, ma poi che c'entra? Poi il giorno, guarda cos'è il giorno, quante storie. E poi alla fine, cultura della storia, ma che maledetta storia della cultura. Essere nel tempo senza il tuo Dio che vale, cioè essere nel tempo senza, stringiamo, l'amore, senza la relazione, senza avere, che importa se non mi ricordo la storia? Ecco, questo era il senso di questa cosa. Senti, ma un'altra cosa. Io dico, tuo marito è medico, è un cardiologo, però non scrive poesie, giusto? No. Allora, mi sono chiesta, ma è mai possibile che tu sia arrivata alla poesia per caso, come ho raccontato? Sì. Oppure nel tuo passato c'è stato anche nelle tue letture una particolare vocazione verso le letture della poesia, o anche, che ne so, anche prima del laboratorio ti è capitato di scrivere delle poesie? Perché non no. È possibile, cioè, arriva. La poesia è qualcosa che abbiamo, non è come scrivere, ma non è come scrivere un racconto, un romanzo, la prosa. La poesia è una cosa particolare, diversa, non è che voglio fare. Prima, fino in terzo liceo, dicevo, ho avuto molte letture, leggevo tantissimo, mi piaceva tantissimo e mi piaceva la linguistica, mi piaceva il greco, mi piaceva il latino, passavo ore sui vocabolari a guardare proprio la glottologia, c'erano addirittura sui vocabolari di greco, la radice pi greco, la radice per dire l'ordine delle parole, eccetera. Quindi questo fondo c'è, ma è proprio un fondo che è molto perduto, di fatto un incubo che non me lo ricordo. E poi c'è una vita familiare da ragazzina che non voglio pietire, ma che ritengo sia stata difficile. Non voglio pietire perché se uno mi conosce dice: cosa ha avuto questa? Ha avuto tutto, ma evidentemente non l'ho vissuto come tutto e l'ho vissuto come mancanza. E quindi questo rimane come nocciolo di sofferenza. Sì, esisterà la poesia della gioia, ma alla fine quello che ti fa scrivere è il rimpianto, il dolore, la sofferenza, la mancanza, eccetera. E poi il laboratorio di Vetravi, certo, ma poi ci sono state delle letture e ce ne sono alcune nelle quali mi riconosco, e ne avevamo parlato anche con te prima. Paul Celan, chiamiamolo come ci piace chiamarlo, Paul Celan, Amelia Rosselli, Dino Campana e Giuseppe Piccoli, che forse voi non conoscete, è un poeta veronese,
antologizzato nell'antologia Cucchi Giovanardi, quindi con un suo rilievo non da poco, e mi chiedevo, perché quando mi sono fatta venire in mente quali sono state le mie letture, queste che mi hanno interessato di più, mi è venuto di chiedermi perché mi hanno interessato di più, ma peggio ancora, perché questi sono accomunati tutti da un tragico destino, ma veramente tragico. Giuseppe Piccoli, morto suicida in manicomio, criminale, e gli altri lo sappiamo, suicidi pure, eccetera, e con grossi disturbi mentali. Comunque, lasciando perdere questo che potrebbe essere, forse no, una casualità del tragico destino, spero, la loro scrittura mi ha colpito perché è una scrittura tragica, tagliente, con parole semplici, con frasi lapidarie, però veramente pesanti, veramente profonde. Io le ho sentite molto e questi direi che sono stati un po' i miei riferimenti. Comunque, se questo ti può consolare, una volta ho letto il libro di una psicologa psichiatra americana statunitense che mi è stata consigliato, e devo dire il consiglio è stato un buon consiglio, che parla proprio della depressione, di questo male blu, e a un certo punto dice che il 74% dei suicidi tra gli artisti è quello dei poeti, cioè i poeti hanno la percentuale più alta di suicidi fra nell'ambito di chi si esprime artisticamente, diciamo così, e quindi non soltanto Dino Campana o Rosselli. Sì, la Rosselli era schizofrenica, appunto. Questo Giuseppe Piccoli pure schizofrenico, una storia veramente tragica, perché... ma anche Alfonsina Storni, per esempio, anche lei è annegata. Zelan nella Senna, ma la Storni nell'oceano. Non lo so, non so che se ci possa essere ho voluto indagare se ci possa essere una connessione per me, perché non lo voglio nemmeno pensare, ma di fatto la loro scrittura mi piace molto, mi piacciono molto. Io ho letto tantissimo, ma lo dicevo anche a Michele, di Kendall, che ha scritto per la Codice, moltissimi saggi, ovviamente di carattere divulgativo, perché dicevo anche a Michele, io non sono un medico, su follia e creatività, e ha affrontato questo problema. È un problema, io credo che sia una delle domande che ho fatto, una delle prime domande che ho fatto ad Aldo Nove, perché anche Battiato ha una biografia particolare, anche uso di sostanze che in qualche modo hanno a che fare con la depressione. Sono due domande. Meglio, così parlo di me. No, una domanda di Daniela Tessol, l'ha scritta in chat. Dai, leggila, io non la riesco. Allora, lei ha detto che la storia è stata il suo incubo. La storia è tempo. Lei che rapporto ha con il suo tempo? Direi che mi sento dentro tutto il mio tempo. E in tutti i sensi, come tempo biologico, come tempo culturale, come tempo lavorativo, come tempo. Però questa domanda la trovo interessante, perché seguendo gli incontri precedenti e sentendo le giovani ragazze che hanno poetato, la Cingolani, la Cerboni e la Gironi,
ho notato proprio una grande differenza nella loro scrittura, che non è quasi neanche più solo una scrittura, nella loro espressione rispetto alla mia. La mia è congeniale al mio tempo, la loro al loro. Le ho sentite molto giovani, molto adeguate al loro tempo, molto diverse. Poi, se devo dire, il tempo dirà se certe commistioni tra gesti, mimica, musica, danza, parole, come abbiamo anche un po' anticipato prima, non sopravvalgono troppo sulla parola, non appiattiscono troppo la parola. Però intanto aprire uno sguardo a 360 gradi va bene e quindi mi sono anche piaciute molto, ma il loro tempo non è mio. Però io mi sento assolutamente adeguata a questo mio tempo perché l'ho vissuto, l'ho creato, lo sto vivendo e quindi mi sta bene così, mi piace così. Anche se qualche riga di meno, magari no, come compare in qualche poesia, se qualche riga di meno che viene avanti con sfacciate luci al neon. Potrebbe anche un po' sparire, ma, no, ma è irrilevante, dai, questo è irrilevante. Se posso dire una cosa che non c'entra niente con la poesia, Dilla, dilla. sei bellissima. Madonna. Questa è la cosa che ho pensato appena ti ho visto quando partecipavi agli altri incontri. Sei veramente molto bella, è un Ma viso figurati. bellissimo. E poi sono convinta che è giusto che ci sia un tempo che sia diverso per ognuno di noi, no? Sì, certo. Io, per esempio, confido tanto in Tomasi di Lampedusa, il quale ha cominciato a scrivere a 60 anni, ha preso un premio post mortem, quindi voglio dire, ed è un capolavoro che è eterno, che si studia, si continua a leggere, si continua a scrivere saggi sul Gattopardo. Il libro che era stato rifiutato, credo, quando tentò di pubblicarlo, che poi è il destino dei grandi, perché anche Italo Svevo, È unico nella sì, sua carriera, lui sì, meraviglioso e unico. ma anche Italo Svevo, Sì. se pensiamo alla coscienza di Zeno, che secondo me è un romanzo di una modernità incredibile, cioè lo definirei il primo romanzo freudiano, psicanalitico. Della storia della letteratura italiana, la prima scrisse Senilità, che per me è ancora più bello della coscienza di Zeno, e se lo pubblicò con i suoi soldi. E poi divenne, e poi grazie a James Joyce, vedi un po' il caso nella vita, grazie a James Joyce, Ah, sì, conobbero, sì, ebbero modo sì, al di quale scrivere insieme a dava lezioni Trieste, di mi sembra. Di tedesco. Sì, certo, cioè, a Trieste c'è Trieste. un museo che condividono. A quale dava lezioni di tedesco e James Joyce rimase folgorato dalla scrittura di Svevo. Quindi, e anche lui arrivò tardi alla scrittura. Quindi, credo che ci debba essere un tempo per tutti e che comunque la nostra generazione, vero Cetta, ha ancora tante cose da dire. Non è che si può, che Ci diamo, non è che mancherebbe, possiamo eh. essere sempre soppiantati dai giovani. No, io ho detto un'apertura dello sguardo a 360 gradi, non Bravissima. che ci retrocediamo, assolutamente no. Allora, io concluderei con una poesia, Cetta, che mi piace tanto e che è sempre della raccolta, tratta dalla raccolta del Pagliarani. Non ho la pagina, non ho la pagina. Aspetta che ti dico dov'è. Eccola. E guarda verso la fine, Paola, è il terz'ultimo foglio. Si intitola Fratelli della Speranza. Ah, sì, mi piace molto anche a me. Poi, se non ci sono domande, io mi occupo. Ecco, in questo Fratelli della Speranza ci sono addirittura due titoli, Ah, ecco. poiché c'è una prima parte descrittiva e una seconda parte meditativa. Per dare un motivo di comprensione, ho messo due titoli. Argento a Potosí, Fratelli della Speranza, dall'inizio alla fine, se non da zero all'infinito. Si racconta la vicenda di uomini, cielo sotto altri cieli, dannati o redenti per il marchio della terra.
una mano di bianco e uno scavo più fondo, mani e piedi nudi nelle viscere del monte, cumulo sopra cumulo, non servono. Fuga da Potosì. Il cuore torto da ferita, misconosciuta nelle sue corde, a sé diretta per il peso del mondo. Oggi uno specchio volto di lato per scrutare il perdono, memoria sincera, pietosa condiscendenza. Un tempo galantuomo intorno a benevola natura per continuare a esserci. Vorrei dire che Potosì è una città della Bolivia dove c'è la più grande miniera d'argento, adesso meno sfruttata, ma dai tempi della colonizzazione spagnola, tutto l'argento dell'Europa veniva da Potosì e in parte anche dal Messico. Io l'ho potuta visitare entrando proprio nella miniera, nelle viscere del monte, vedendo un ambiente dantesco, un inferno dantesco, non un paradiso, un inferno dantesco, di minatori che entravano mezzi nudi, senza presidi di protezione, con le foglie di coca in bocca che continuavano a masticare. È stata una cosa assolutamente drammatica. E quindi una cosa assolutamente devastante. E la fuga da Potosì non poteva che essere una ferita, un dolore, però se c'è una memoria sincera, un po' di misericordia anche verso noi stessi, e se c'è un tempo galantuomo, se il tempo ci concede, si può continuare a vivere anche con dei grossi traumi alle spalle. Grazie, grazie. E non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no chiudiamo, ci salutiamo. Grazie a voi. No, ma grazie a te veramente, grazie a Marilina. Ci ritroviamo qui il 29 per un duplice appuntamento, con prima con Cipriasco alle 4:30 e poi con Cipriasco e Cipriasco alle 18:30. Allora, buona serata. E a presto, spero. Grazie di tutto. Grazie a tutte e a chi ha ascoltato. Grazie. 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 Ciao. Grazie. Ciao. 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 Bravissima, ciao. Bravissima. Ciao, Cetta. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao, Donatella. Ciao, Cetta. Ciao.